Ed eccoci qua tornati, ci eravamo dimenticati di levare il muto al microfono, però invece adesso tutto bene, ci dovrebbe anche essere il nostro co-caster Jair. Sì, c'è. Siamo nella lobby. Attendiamo il via di Jean-Luc Hill che sta mandando un link di Legend of Zelda. Non so se conoscete il personaggio. Ocreli e Sparta. Eccoci qua, e potete vedere anche il conto alla rovescia 5, 4, 3, 2, 1 e si parte, signore e signori. E qui si parla di cibo. Weltal si farebbe un panino e Jean-Luc Hill una pizza. Ma adesso sta tutto nelle mani del nostro campione, del nostro capitano, del nostro capoclan Weltal, che deve portare a casa per forza una vittoria per poi andarci a giocare tuttimo nella finale, nell'ultimo match che ci sarà tra due diamanti, che dovrebbe essere lo show match. Quindi vedremo Weltal cosa farà. Diciamo che è un platino contro gold, ma soprattutto Weltal ha un ottimo PVZ, quindi c'è solo da aspettare. Tu che ti aspetti da questo game, Weltal? Jay, scusa. Sicuramente mi aspetto un game di macro da Weltal, perché è Weltal. famoso per i suoi game di macro che finiscono solitamente intorno al settimo, ottavo minuto. Non scherzo. Non è vero, proprio Weltal è uno dei Protoss che macra di più. Non ho mai visto un Protoss giocare di macro così tanto. Infatti mi aspetto delle Storm, mi aspetto degli ingaggi molto, molto divertenti. Ed ecco come sono arrivato in Diamond. Non è vero, calunnie. Chiedere la vittoria è un hobby, perché anche quando me la danno non me la danno realmente. Vinco io sempre. Weltal mette un pilone per una FF. Ma li andiamo a presentare questi giocatori? Tu presenti Weltal, io Efia? Efia Gianluin? Allora, non c'è molto da presentare, lo vediamo incazzato nero, come sempre, con le sue stellette ancora più incazzato di lui. Col nostro stemma della decima mossa appena rifatto, il capoclan che si è dedicato tantissimo a questo multigaming, dal lontano 1942 col primo Battlefield. Decima mossa, Weltal! Ci vuole un applauso, ma non ce li abbiamo. Rimedieremo presto a questo problema. Forse col PC, perdonatemi, non ho più niente, ma proprio niente installato. Va bene, vado a presentare l'altro giocatore dal team Effia, Gianluc Hill, colui che odiava così tanto un qualcuno di nome Gianluca, che ha dato il suo nick a StarCraft con Gianluc Hill. Lo voglio uccidere proprio. Va a posizionare la spawning pool al secondo minuto. E subito prende il gas. Quindi una build safe, Tanto niente. safe, non credo. Potrebbe esserci un BB, un mini burst. Ah sì? Ah ok, non conosco benissimo le build Zerg essendo terra. Comunque, la presa del gas in modo così early sta a indicare semplicemente speedling, perché non avrebbe alcun senso prendere il gas così presto se non fosse per questo. Scusate, mi stavo morendo per via della sigaretta. Nel frattempo, gli Overlord viaggiano per la mappa. La Probe sta per morire. Gianluc Hill ha ritardato la sua seconda espansione tantissimo. Tant'è vero che non credo la metterà. Oppure potrebbe esserci un all-in di Blatty a una base. Qualcosa di strano sicuramente, perché lo vediamo già sui 20 supply a una sola base, quindi qualcosa di molto particolare. Vedremo l'ennesimo cheese di questo torneo. Corriamo nella prossima puntata. Scherzo, intanto Zan Arti zan dice zan. che il fumo non uccide, e dico si sbaglia di grosso, infatti Nuke stava per soffocare, non so cosa. Stavo morendo. Però Comunque, no, arrivano i Ling. Quindi arriverà un push di Ling. Molto early. Arriva anche lo speed. Niente Blatte. Più che altro, la scelta di non prendere una seconda è una scelta molto strana, molto difficile. Per un giocatore che sta giocando una partita contro Protoss, si chiude il wall di Weltal. Quindi non credo passeranno quei Ling che si stanno già indirizzando verso la base di Weltal, e adesso scende la seconda di Jean-Luc Hill, credo. A momenti, e infatti si posiziona il drone e scende anche la seconda di Jean-Luc Hill, e arrivano i quattro Ling che vanno praticamente a scoutare, poiché non credo riusciranno ad entrare, a meno che quella probe non è posizionata male, ma io la vedo posizionata benissimo. E, a meno, e anche se entrano, non credo che riuscirà a fare molto con quattro Ling il giocatore degli Efia. Ah, il cannone potrebbe far cadere il primo Ling. Cade il primo Ling, stava per cadere il secondo, che ha metà HP e piange come una bimba. Altri due Ling fermi in base, due soli al gas, e arriva il Binning Nest, quindi sì, come dicevo, Binning Burst. Bene in bus, però Ha una vedo base. anche due droni. Vediamo se secondo me sarà una specie di push, non proprio un all-in, e dopo tenterà di macrarci dietro. Beh, Jair, io credo che sia un all-in, poiché
la seconda base è scesa a 5,30 per un game di macro. Le build un po' più late, arriva la seconda, la terza base a 4,30, almeno nelle mie giocate, quindi non credo possa recuperare lo svantaggio economico che si sta guadagnando non riuscendo a minare dalla seconda, in quanto la seconda di Vuelta l'è pronta. E quindi boh, ci sta solo da vedere gli incon. Premium esc. E infatti il giocatore Protoss è avanti sia di probe che di economia, quindi è una specie di all-in da parte del giocatore Zerg. Vedremo come si porrà. Arrivano esattamente parecchi ling. Dovrebbe warpare una sentry. Weltal non ha sentry. Fa uno stalker invece che la sentry. E soprattutto non credo si aspetti il BB. E va a cronobustare ora la sentry Premi una dal Z, portale. premi una Z cortesemente. Perfetto, preme Z il nostro. No, solo Z. No, preme Z il nostro. Incastrati bene Ling dallo Zelota. Ecco che si vanno a schiantare. Non cade con lo Zelota. Adesso è caduto lo Zelota. Parte il Rambai. Arriva la sentry che fa un buon force field. Però non va a bloccare l'entrata. Cade la sentry e Weltal non ha nulla per difendersi. Può solo Eh sì, la vedo surrandare nera. con le probe Ling. Ce ne sono 20 in produzione. È veramente difficile adesso per il giocatore Protoss, che sta facendo scendere una seconda sentry. Potrebbe andare a chiudere con il force field il prossimo push. Scende la sentry, vediamo quanto sarà attento. Vediamo quanto sarà attento il giocatore della decima. Arrivano i 20, arrivano parecchi ling. Vediamo se il force field sarà buono. Se il force field sarà buono, i ling non potranno entrare. E in questo momento vengono scoutati dal giocatore della decima, che ha la probe completamente messa a blocco. La probe, la sentry che blocca, arriva anche una seconda sentry. Due force field, la vedo dura per il giocatore degli Efi a rientrare adesso in questo nell'area di difesa Protoss. Arrivano anche sei droni, quindi adesso si sposterà verso la macro il giocatore giallo kill degli Efi. Nel frattempo sta scendendo il primo immortale, che potrebbe andare a fare da blocco. Non so quanti Beneling, ad essere sincero, servano per far cadere un immortale, ma credo parecchi, indubbiamente. Sì, penso che siano più efficaci i Ling perché costano meno, non costano gas e fanno più danno effettivamente, nel senso Beneling fa un danno limitato all'immortale. Anche perché veder cadere un immortale sotto i colpi dei Beneling non lo dovrebbero chiamare più immortale, ma mortale. Sì, sicuramente. E attenzione, un immortale se la prende Se la con le via con le rocce pietre. distruggibili. C'è rabbia. C'è rabbia, parte anche una Phoenix, un'illusione di una Phoenix per andare a scoutare lo Zerg. Weltal vedrà che attualmente sta dronando, che attualmente probabilmente vedrà anche la colonia delle blatte messa lì quasi a vollare. Intanto la Sentry ignara del pericolo dei Ling e dei Beneling fuori l'uscita. Inizia a picchiare un Overlord, non ci riesce, torna in posizione, 3 Sentry, 3 Force Field. Questo Bane Bus non sa da fare, urla Weltal. Vedremo quanto sarà efficace. Nel frattempo arrivano le Roach, finisce il Roach Hive, scende un lanciaspore, poiché il giocatore degli Efi ha visto la Phoenix e si aspetta un Rush di Phoenix, che non arriverà, poiché non c'è Stargate. 3 Overlord per evitare il supply block da parte del giocatore degli Efi. Anzi, era supply bloccato e adesso si è liberato dal supply block. 7 Roach. Arriverà un altro push da parte del giocatore degli Efi, mentre dall'altro lato arriva anche il terzo immortale e arrivano 3 gate, oltre l'altro che già è presente, quindi 4 gate. I Beneling sono ancora fermi lì fuori. Giallo Kill probabilmente sta aspettando le Roach. Arriva anche un Prisma, quindi potrebbe esserci un drop da parte del giocatore Protoss. Nel frattempo lo Zerg prende la terza, 10:55, si avvicina al Ling per scoutare il wall. Tu che ti aspetti adesso, Jair? Tenterà sicuramente di sfondare Jumbo Kill perché Gianluca Kill, scusatemi, Jumbo voilà! sì, ho sbagliato, scusatemi. Tenterà di sfondare per riportarsi un attimo avanti di economia, perché attualmente penso che i due giocatori siano grosso modo pari nonostante i danni Se mi premi fatti ESC, io noterò inizialmente. sicuramente. Premi ESC? No, vabbè, figurati. Fatto, fatto, vai, vai, Lo vai. tenevo premuto io l'ESC, per questo dovevo premerlo io. Comunque sia, l'economia adesso è pari. Con entrambi i giocatori a due bassi, ma l'army Protoss è veramente imponente rispetto a quella Zerg, che nonostante ci siano veramente tanti Baneling, non credo riuscirà a superare il wall, visto che ci sono parecchi force field e le Roach verranno distrutte da tre immortali che sono veramente tanti. Intanto arriva il Prisma, potrebbe esserci un Arras in prima, bisogna aspettare che escano con le Roach. Ma sbagliato il timing del warp, che non vede uscire le Roach, quindi riuscirà a difendersi senza problemi. Giallo Kill probabilmente.
Mentre dall'altro lato potrebbe multitaskare e quindi difendere e quindi attaccare, ma non lo fa. Invece parte l'attacco anche dall'altro lato. Weltal si porta avanti con le sentry. Le sentry fanno da muro per i Benenig. Cadono tutte le sentry, ma i nostri vengono warpati 4 stalker. Non vedo via di scampo per quelle rocce che cadranno velocemente. Veramente tanti immortali, 3 immortali, tanti stalker, cade tutta l'army del giocatore Zerg. L'army principale del giocatore Zerg cade, escono anche 7 Hydra. Nel frattempo Weltal se la prende con gli Overlord, dici il supply block sia con te e con il tuo spirito. E cadono anche parecchi Overlord. Nel frattempo partono le Hydra dall'altro lato, anche la ricerca del range in grave supply block. Giallo kill 96-94 che fa uscire 3 Overlord. E beh, Jair, dici qualcosa. Sto parlando Beh, troppo. vedo dei stalker che si stavano andando a suicidare in mezzo alla macchia, ora sto seguendo. Beh, diciamo che l'attacco è andato abbastanza male da parte di... Beh, si sono tenuti tutti e due, diciamo, non hanno né attaccato né subito grosse perdite. Vediamo un Jallu Kill comunque avanti anche di tech, perché si è già portato avanti con le Hydra, sta già ricercando gli artigli scanalati che entreranno in campo tra poco. È un Vediamo bel match. che l'economia di Gianluca è molto avanti, eh? 1800 Esatto, contro esatto. 1020. Però l'arme. Semicrati immortali potrebbero fare la differenza insieme ai Force Field, anche se c'è una sola sentry per ora. E altre 4 ne arrivano. Altre 4 sentry. Attenzione. Però l'arma del Protoss è comunque imponente. È veramente imponente l'arma del Protoss. Vedremo, forse ci manca un colosso. Un colosso contro questa composition potrebbe fare anche tanto. Buoni force field da parte di Weltal, che costringe a scappare, costringe al back l'esercito del Protoss, che adesso riesce a sovrandare al back l'esercito dello Zerg, che adesso riesce a sovrandare le unità del Protoss. Perde tantissimi droni. Effia Jallu Kill, ma riesce a respingere l'attacco. Probabilmente i tre immortali devono fare il possibile. Beh, una transition molto interessante. Intanto 6 zeloti si portano a casa l'antro delle Hydra. Cadrà anche una Queen, mentre dall'altro lato le restano 3 Hydra a difendersi da questi 6. Da questi. Sono 5 o 6? Erano Sono 6 5. inizialmente, erano 6 inizialmente, Ok, non è morto. perfetto. Abbiamo problemi Intanto mentali. Nel frattempo anche vengono Stalker. warpati, sì, anche degli stalker nel campo di battaglia tramite il pilone avanzato portato da Weltal. C'è anche un prisma dimensionale utilissimo che fa sali e scendi su questo cliff, dando parecchi problemi allo Zerg. Ottimo multitasking da parte di Weltal, che si sta facendo valere in questo match. Potrebbe far cadere anche quel lanciaspore. Nel frattempo la Dark Shine, probabili arconti, anche se non credo, credo sia più per i DT. E poi nel caso verranno morfati in arconti, poiché comunque bisogna dar conto che fare gli arconti dai DT è molto molto dispendioso. Potrebbero cadere quei due Overlord che non cadono. Nel frattempo viene buttato a terra un'altra raffineria. Era meglio focussare forse gli Overlord. Mi ha fatto più danno. Ma penso che ormai sia avanti, sia sicuro Weltal della sua army, infatti Sono continua stati a warpati altri pushare. zeloti sopra. Proviamo l'ingaggio principale, Weltal continua a pushare con i suoi forti che gli consentono di modificare la mappa a piacimento. Va giù la Queen, no, è Game lei. Edit da parte del Protoss. Game Editor. Nel frattempo escono dei Ling per contrastare questi Stalker, che sono veramente tanti. Stanno cadendo anche le ultime Blatte. Il giocatore Zerg ha preso la terza dislocata in un'altra posizione ancora, pur di avere una terza, perché ha veramente tanti minerali bancati. Forse ci mancano macro hatchery. Vediamo che continua l'ingaggio da parte del giocatore Protoss. Non c'è molto da discutere, c'è molto da 4 DT. osservare. 4 DT nella main del giocatore Zerg, che è sprovvisto di lanciaspore in main, quindi non li vedrai. Sta cadendo il lair. Sta cadendo il lair. Se cade questo lair può essere un danno non indifferente. Arrivano altri Ling, è costretto a beccare lentamente Weltal, che continua a warpare Stalker. Non ho più la produzione, invece no. Warpa altri DT e viene chiamato il GG da Gianlu King, che perde il primo match. Weltal si porta in vantaggio di 1-0 in questa BO3, che costerà praticamente l'esito della Clan War. Quindi ha un po' di pressione.
Io sinceramente sono molto soddisfatto da questo scontro, soprattutto se l'ha giocata benissimo Gianluchin, ricordiamo che è un giocatore oro e si sta battendo quasi alla pari con un giocatore platino. Sono rimasto infatti molto impressionato da questo, molto molto impressionato, sono contento. Sì, sono contento di aver visto un bel match che è partito con un bel rimbalzo a una base e si è trasmutato in un game di macro praticamente, dove si è portato in una piccola composition Hydra Roach, che è stata scacciata con abilità da Weltal grazie anche ai suoi force field, ma veramente nulla da togliere a questo giocatore da oro che si sta portando, sta giocando veramente bene. Rispetto per lui, tanto tanto rispetto. Non è una situazione facile trovarsi a giocare con un altro giocatore di una lega superiore. Possiamo fare anche 2v2 se vi va. Ma sì, facciamo 2v2. Ok, voglio giocarci io con Gianluca, non è vero. E sbaglia ancora, e sbaglia ancora, signori. Il gioco delle tre calte. Delle tre calte. Io essere cinese, io no dire L. No dire L. Veto vale proprio. Sì, sì, c'è un po' di confusione sul veto. Fibrillazione ventricolare incoming da parte di Weltal, che ha bisogno di questa vittoria, sa che è tutto nelle sue mani. E noi siamo qui per ricordarglielo. Ricordiamo che è un medico, quindi sa quello che dice quando dice fibrillazione ventricolare. Fibrillazione ventricolare. Lo sappiamo dire tutti. Go 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 da parte di Weltal, il countdown inizia. Che ti aspetti? Che ti aspetti? Mi aspetto forse Weltal forte di questo 1-0, tenterà di chiuderla in fretta. Vedo tantissimi giocatori che le fanno durante le Clan War, soprattutto nel Bio 3, prendono la prima e poi tentano di sprintare sulla seconda con qualcosa di molto veloce. Vedremo se sarà così anche per Weltal, ma se no sarei soddisfatto comunque di qualsiasi build di qualsiasi dei due giocatori, perché sono giocatori molto validi, abbiamo visto nella prima partita. E parte! Parte subito! Andiamo a presentare i giocatori, prego, Weltal per Nuke. No, questa volta ci cambiamo. Questa volta okay. Presenti tu Weltal. E nell'angolo in basso a destra, forte della prima vittoria contro Gianluchin nel colore azzurro. Dai, ora è qua voi, Weltal! Mentre nel lato opposto, per lo sciame, con il simbolo dello Zerg Predatore, con un peso di non so quanti chili del vivaio, con una Queen che presto spawnerà, il giocatore che è costretto a rimontare l'1-0 di Weltal, Gianluchin! Ricordiamo che è il capitano degli Efia, cioè bisogna dirlo che questo è un capo clan, e io in quanto organizzatore so cosa, e anche Jir lo sa molto bene cosa significa dover tenere su un clan, che non è una cosa affatto semplice. Intanto stesso pilone, nella stessa posizione di Weltal come la partita precedente, parte lo scout, entrambi player, ma lo Zerg lo troverà prima indubbiamente. Sì. Quindi game di macro anche questa volta per Weltal, spero che insomma sarà un game come il precedente. Sì. Vediamo l'Overlord già a metà del suo percorso, che tra poco arriverà nella base, dirà oh, un Protoss, mentre la probe sulla soletta già visitato la prima base, non ha trovato nessuno, poverina, si avventura verso la seconda, ma gli andrà male, non la vuole nessuno, poverina. E viene posizionata una forge, quindi un forge fast exp da parte di Weltal, mentre viene posizionato l'Hatchery da parte di Gianluchin. Questa subito, volta partirà subito di doppia di fast exp. Vedremo il timing, perché conosco diverse build. No, invece mette a terra la pull. Poteva mettere una terza base a 3.30 facendo un timing con la pull molto ritardata, ma è molto unsafe contro l'FFE, in quanto i cannon rush diventano un possibile problema. Ma ricordiamo che siamo una base a 4 spawn e Weltal deve ancora scoutare la posizione dello Zerg. Lo fa adesso, vedendo arrivare l'Overlord e potendo presumere la posizione del giocatore degli Epia. E scende il Nexus, il secondo Nexus per Weltal. L'Overlord anche di Gianluchin intanto è arrivato nella base, ha visitato i Protoss e la probe inizia il balletto tra probe e drone che si inseguono finché uno dei due non morirà, una danza all'ultimo sangue. E avevi ragione tu, mi sa, prende la terza, sì, va a prendere la terza il giocatore. Un timing a 4 minuti di terza, sì, esatto. Io faccio un'apertura molto simile, ma prendendo prima la pull, in quanto un po' più safe.
Ma adesso la probe scouta la seconda e la terza. Vedremo se riuscirà a scoutare anche la terza espansione. Ma non credo riuscirà nel suo intento, in quanto la probe sembra diretta a casa. Infatti, si torna a casa la probe, ignara della terza espansione, che può essere un problema se non scoutata in tempo. E vediamo queste fasi abbastanza tranquille, quindi sarà un game di macro. Quello che a noi piace guardare, due eserciti enormi che si scontrano con upgrade, con tempeste psioniche, con Hydra che sparano i loro aculei. I loro culi. Mentre Scusate. partono i primi Ling da scout, si avventurano in questa mappa enorme. Va a prendere la Xel'Naga, Jallu Kill. Parliamo delle In mappe posizione da. giocate fino ad ora. Cioè, abbiamo visto la prima partita su Diluvio Shield Tank, stessa dallo Zerg, che non reputo una mappa molto a favore degli Zerg, in quanto tiene spazi veramente stretti. Il TVZ e il PVZ può essere un problema negli ingaggi, soprattutto con presenza di colossi e parecchie sentry. Infatti i force field vanno a intralciare completamente tutta la mappa. Mentre questa è una mappa esattamente l'opposto, scelta sempre da Jallu Kill. Gli piace usare. Questa mappa ha molto più spazio per ingaggiare. Può surrandare, può fare più o meno quello che vuole. Ma la differenza è letterale, che non sa dove spona l'avversario, e quindi avrebbe potuto avere problemi. Cioè, era chiaro che sarebbe voluto andare di macro sin dall'inizio, in quanto cisare Attenzione, su questa mappa non è molto semplice. Weltal posiziona un pilone sul cliff e nel frattempo quindi avrà un punto dove far spawnare le sue unità di gate. Intanto vedo un altro pilone sul cliff della seconda, quindi probabilmente dall'altro lato, scoutato dall'Overlord, quindi forse vedremo un multitasking. Vedremo, può darsi pure che li userà in un futuro e non subito come punti di attacco quando sarà avanti con l'esercito. Intanto arrivano altri due gate, il più uno all'attacco per Weltal, mentre il giocatore degli Efia, Zerg, sceglie un Roach Warren nato ora. Credo che vedremo più o meno la stessa composition di prima per il giocatore Zerg, che mette il Roach Warren. Non c'è ancora live, però presto vedremo anche live, che ci farà vedere sicuramente delle Hydra, in quanto escono le prime 5 Roach che serviranno a difendersi da possibili push che non credo arriveranno presto da parte del giocatore Protoss. Intanto vengono posizionati anche dei lanciaspray come precauzione contro Air che può dar Soprattutto Fenici, fastidio. che possono dar Sì. fastidio ai giocatori Zerg, soprattutto per via degli Overlord. Ha un buon map control il giocatore degli Efi, eh? Sì, è un giocatore oro che vale quanto un platino, almeno secondo il mio punto di vista. Gioca molto molto bene, tiene un buon controllo della mappa, un buon controllo delle unità, un buon controllo della macro. Insomma, un giocatore da tenere d'occhio perché veramente ha un futuro. Cioè, ha più E map control intanto di esce Weltal alla base. Forse quello che manca è un po' di creep spread. Perché una composition Roach Hydra, soprattutto se poi verranno aggiunti dei. Attenzione, bene, un piccolo push da parte degli Zeloti, che portano a casa già tre droni, ma verranno distrutti da tutte queste rocce. Nel frattempo il grosso dell'army di Weltal si sposta verso la sua seconda. Arriva il primo Stalker, che arriva prima di tutti, e dice: "Ah, già sono arrivato!" E guarda gli altri che sono ancora in base. Ma questo è un ingaggio bruttissimo da parte di Weltal, che perde tutto. Ingaggio terrificante da parte del giocatore Protoss, che ha perso letteralmente tutto quello che aveva. La maggior parte dell'army scende un altro immortale. Vediamo la composition. Weltal ha tre Zeloti del giocatore Jallu Kill, e in base non ha nulla. Adesso ha solo il mothership. Vorrei far Se notare c'è che un in counter base. rush, se c'è un counter rush, difenderanno le probe. Ecco che vengono warpati due sentry e due stalker. Ma non so se sia abbastanza, perché l'army dello Zerg non è affatto male. Arrivano i Non credo, ditoni. infatti Vedremo colossi. vediamo 102 supply contro 60, insomma è la metà il supply di Weltal. Va a controllare se c'è una terza, penso Jallu Kill. Ma conoscendo Weltal, la terza non la prende. Vedremo.
Arriva il primo immortale che scende le scale felicissimo e dice: sì, sono arrivato anch'io, sono qui con voi. Ed in produzione il secondo, arrivano i ditoni che si dovrebbero mettere a lavorare a momenti. Weltall non ha parecchia roba bancata nonostante tutto. Deve rientrare subito in base. Non è vero, o forse sì, vedremo cosa farà il giocatore Zed, che se pusha potrebbe dar fastidio, anche se non credo sia molto efficace il push in questo momento, perché Weltall è riuscito ad aprire altri gate, ha fatto un'altra roba. Attenzione, si muove l'esercito del giocatore degli Efia, che riesce a posizionarsi in un modo abbastanza buono, ma Weltall riesce a scappare e i Ning sono costretti ad indietreggiare. Il wall è ben difeso dalle sentry che possono fare i force field. Vengono warpati 4 stalker e arriva, sta arrivando il primo colosso, e a momenti, subito dopo arriverà circa 30 secondi dopo, credo, anche il secondo. Pinnacolo in produzione per Jallu Kill, che tiene il suo avversario costretto in base con il supporto delle strutture riesce a difendersi. Però tra poco arriveranno le muta, penso. E Vediamo arriva l'economia. un Dark Shrine, attenzione, per Weltal. Quindi tenterà di ribaltare le sorti della partita con le unità invisibili TOS. L'economia ci dice esattamente 1400 di entrate per Weltal, 1800 per il giocatore Zerg, che è in netto vantaggio, ma c'è un colosso che può far male. Attenzione, arriva anche la quarta base per Jallu Kill, che si vuole assolutamente portare in vantaggio. Ingaggio. Nel frattempo entrano dei creeper nella main di Weltal, mentre l'army è ingaggiata sotto il creep, quindi doppio attacco sia sull'army sia sulle probe. Gli Zerglings si vanno a portare via un gran numero di probe prima di essere sciolti dal colosso, che però subisce dei ingenti danni. Potrebbe Oddio, cadere. Forse trovato cade quel più. colosso. Non ci Cade quel credo. colosso! E Sailing uccidono un colosso! Sailing killano un colosso che non viene micrato minimamente, poiché Weltal è troppo impegnato a pushare. Weltal è troppo impegnato a pushare. L'armi del giocatore Zerg è veramente messa bene. Infatti ha esattamente 13 mute in produzione che escono adesso. Probabilmente Weltal non riuscirà a fare nulla con questo push. Le muta possono dare veramente fastidio. E arrivano le Ed muta. ecco che è arrivata tutta l'arma. Vedremo Arrivano le l'arma muta che contattare non le mute. cadranno mai. Non cadranno mai quelle muta. Sono veramente troppe per questi pochi stalker. Deve rispondere con un mass stalker. Il giocatore Protoss. Che Attenzione invece che va con arrivano 3DT. anche. Va con 3DT nella seconda di Jallu Kill. Anzi, forse va Attenzione perché direttamente in fuori. main. Forse va direttamente in main. Fa cadere la Queen. Deve scappare in main. Scappa in main. Adesso non può essere più scoutato e andrà a killare la Spire. E invece no. Va direttamente in linea mineraria. Non vede il lanciaspore. Non vengono micrati questi DT. Perché Weltal è impegnato nel combattimento principale. Warpa 4 zeloti. Nel frattempo fanno carne da macello i DT, che dovrebbero far cadere quel lanciaspore, indubbiamente. Perché appena usciranno le 4 muta, non ci sarà niente da fare e moriranno. Vediamo se riescono a far cadere il. Non riescono a far cadere minimamente il lanciaspore. Arrivano le muta, muoiono i DT in posizione di svantaggio. Weltal netto, anche se ha portato alla pari l'economia, killando tutti quei droni. L'entrata di gas è maggiore per quanto riguarda il giocatore Zerg, che ha molti meno minerali, però ha bancato molto di più, ha bancato quasi 2000 minerali, mentre Weltal credo che si prepari un altro push addirittura. Ricordiamo però anche che Weltal è a due passi e la prima linea mineraria inizia a scarseggiare, rimangono pochi minerali, mentre Jallu Kill può avvalersi tra poco della sua quarta base. Arrivano veramente tante muta da parte del giocatore Zerg. Dovrebbe fare qualcosa di risposta. Weltal prepara il blink. Warpa altri zeloti che non credo siano la chiave di lettura di questo game. E arrivano le muta in seconda. Arrivano le mute in seconda, non c'è nulla da fare. Cadranno tantissime probe. Iniziano già a cadere. Chiama il GG istantaneo Weltal quando vede le 40 muta e si porta sull'1-1. Jallu Kill. Vedremo se Weltal riuscirà a portarsi a casa la vittoria o gli Efia riusciranno a vincere la clamor. Tutto sta nelle mani del capoclan Weltal. E anche in quelle di Giallo Kill. Che ci dirà se vincerà se vincerà la Questo partita. match per riportarsi in Sì, no, parità leggevo in con. chat che il nostro carissimo birraio, che noi tanto amiamo, ci scrive quel frocetto di Nuke Casta con quell'altro frocetto di Jair. Ciao, birra, ti amiamo! La prossima mappa sarà scelta da Weltal, sarà Yensu. Jallu Kick. Cancella il processo di creazione. Credo sia stato un misclick.
Lo sapremo solo vivendo. E infatti è stato un misclick perché accetta quasi istantaneamente. Non l'ho proibita. Non l'ho proibita. Non ha capito come funziona il ruletto, credo, giallo kill. Comunque, uomo partita di questa clan war, almeno fino ad ora, giallo kill, che è riuscito a staffare un game a un platino da oro. Ok, sono chiari adesso i funzionamenti del veto, e quindi del veto sulla prima mappa e del loser pick nelle successive. Siamo sull'1-1 e aspettiamo il go the player. Go 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 da parte di Weltal, aspettiamo il go da parte di Giallo Kill. C'è il go da parte di Giallo Kill e parte il calm down di 10 secondi. 5, 4, 3. Non siamo 2, Common Citizen, 1. Siamo gay come te, birraio. Sia chiaro. Salutiamo Birraio, la nostra persona di fiducia all'interno della decima. Quando c'è qualcosa di importante chiami solitamente Birraio. E lui va a pestare il camorrista che ti ha infastidito. E adesso siamo sull'1-1, signore e signori. Vediamo se ho settato bene lo score. Setta anche bene lo score il nostro Nick, signori. Siamo altissimo livello. E adesso io direi di non presentarli questi giocatori. Già abbiamo presentato il primo e il secondo game. Questo è lo show match, questo è quello importante. Qui è dove contano le cose. 1-1, chi segna vince. La palla regina, come dicono nel calcio. Nel calcio, nel biliardino più che altro. Nel calcio balilla. Parte subito l'Overlord, sei zamputo, che vola verso la base di Weltal, che va a posizionare il pilone per chiudere il wall. Weltal posiziona il primo pilone per andare a chiudere fuori il wall. Seconda volta Forge Fast Exp da parte del giocatore. Terza volta Forge Fast Exp da parte del giocatore della decima. E intanto abbiamo Jair Snow che sta avendo un embolo polmonare, pur di non ridere. Giallo kill su più bloccato. Sì, ha fatto un doppio trick sul gas per avere qualche drone, quindi qualche minerale in più. Sì, ma io credo che questa sia proprio una grandissima 12 pull a questo punto. Non lo so, vedremo. Per forza, fai un altro drone, prendi il gas e fai la pull. Cioè, non puoi fare nient'altro. E no, infatti è un 12 pull da parte del giocatore Zerg, scoutatissimo da parte di Weltal, che fortunatamente sa counterare benissimo queste build per via mia. Lo diciamo per via mia. Vediamo come reagirà. Anche perché attualmente no, non ha risposto. Non fa nulla. No, 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 risponde ora. Penso va a posizionare subito la forgia. Ma non so. Non ha capito. Non ha capito. Infatti. Vedremo allora Giallo Kill quanto sarà veloce con questo 12 pull. Forse vuole cannon rushare la seconda. Ma qual è lo scopo di ciò? Non lo so, stiamo a vedere cosa si inventerà. Gli è venuto il dubbio, gli è venuto il dubbio. Sta tornando a scoutare e ha capito che c'è qualcosa che non va. Deve wallarsi istantaneamente come escono i primi ling. Infatti si walla completamente. Capisce che c'è qualcosa che non va. Infatti va a scoutare. Nota che ci sta un gas troppo early, una pull troppo early. Vede che ci sono pochi droni. Vedremo cosa farà di risposta. Attendiamo ancora la risposta di Weltal, che si limita a giocare. Cannone. Cannone da parte del giocatore della decima, ma credo che la 12 pull non andrà avanti, poiché comunque non sta facendo niente. Infatti no, non credo che arriverà una 12 pull a 3 minuti e 30. Sarebbe la 12 pull più lenta della storia. Penso che abbia fatto questa cosa forse per far wallare Weltal. E io invece credo che sia un all-in, probabilmente un all-in di Blatte a una base. Che io non ho mai fatto e non so nemmeno come si fa, sinceramente. Cioè non lo so manco vedere, non lo so manco riconoscere un all-in del genere. Devo proprio essere sincero. Intanto fa un pilone Weltal sulla seconda. Vai pure. Sulla seconda del giocatore Zerg, per evitare che metta a terra la seconda base. Il giocatore Zerg, invece di andarlo a mettere in terza, continua a picchiare il pilone, che vediamo che scende lentamente di vita. Guardate con che rabbia muove quelle clave. Come si dice? Kele. Quelle kele. Quelle clave. Uga. Ricordiamo che il drone ha le kele, non le clave. Intanto Weltal si muove in avanti con uno zelota. Farà capire quello che sta succedendo. Un po' confuso. Intanto mentre gli altri giocano, io continuo a mostrare questa visione stupenda di questo drone che picchia il pilone fino alla morte. Intanto arrivano anche quattro rocce, quindi sì, forse è il momento di vedere qualcos'altro.
Arrivano 4 dolci, adesso scenderà la seconda base del giocatore Zerg, che come nella prima partita è nuovamente in ritardo a quanto pare, concordi? Sì, è molto in ritardo, anche perché ha provato, penso, quel 12, forse 12 la... pull che sì, l'ha portato indietro, mentre però scalto alle rocce in questo momento Weltal con uno Zerota che si sacrifica perché era immobile. Si è messo immobile anche alle rocce, sì, sì, ah, sì. Voi siete rocce. Era un seguace di Gandhi che non voleva combattere con la violenza, si è lasciato per i suoi ideali uccidere. Adesso vediamo le rocce che attraversano la mappa ancora senza velocità, quindi la loro immensa velocità di non so quanto, penso che sia 2.25, sì. E si vanno a posizionare davanti alla base di Weltal in attesa. Cioè io dovrei giocare la prossima partita. Io sto morendo. Sì. Come? Sì, sto stanchissimo. No, sto stanco. Butta giù il filone. Potrebbe entrare addirittura Weltal. Cioè, perché non mette un gate là davanti? Cioè, butta giù il filone, il giocatore degli metti un gate! Scusami, c'è un po' di rabbia da parte mia, perché ha lasciato un muro. Ha lasciato un muro incompleto. Ok, un appunto per il giocatore Weltal che vedrà di nuovo i replay. Sei una testa di... Va bene, abbiamo capito tutti che contesta sei. No, però sei. È andato a proteggersi con quattro cartoni. Sì, ho capito, ma se ti apre là ti devi mettere subito un wall che blocca. Cioè, non lasci un buco aperto del genere. Se arriva un Rambai di Ling, non lo prendi più. Attenzione, perché arriva il portale stellare da parte del giocatore Protoss, quindi tenterà un supporto o con Fenici o con Voidray, mentre delle tre rocce ne muore una. E se arriva uno Startos, è un non so parlare più, basta, sto zitto. Se arriva un Airtos potrebbe essere un problema per il giocatore Zerg, in quanto l'Airtos è veramente, veramente, veramente forte come composition. E invece no, saranno semplicemente, probabilmente semplicemente qualche Void. Più che Fenici. La ricerca del portale dimensionale finisce ora, va a aprire l'unico gate che ha Weltal. E invece no. Fenici, ci avevi ragione tu. Sì, ne va a posizionare altri tre. No, perché, allora, io conosco molto molto bene Weltal, ci abbiamo giocato tantissimo tutti e sappiamo che questo qua è un errore madornale. Questo qua che sta facendo con questa Fenice, a mio avviso, è un errore madornale, poiché farà vedere una Fenice che già Lucky già prima ha reagito mettendo dei lanciaspore, facendo vedere questa Fenice, a meno che non capisce che è un'illusione, metterà un'altra volta dei lanciaspore, rendendo inutile quel push che andrà a fare successivamente con le Fenici. Vediamo come reagisce il giocatore è Zerg. Infatti si mette lanciaspore. Due spore, sì. Già due spore, metterà sicuramente anche la testa in main. Forse è stato un errore questo di Weltal, concordi? Forse sperava che vedesse che non faceva danno la Fenice e quindi di conseguenza capiva che era un'allucinazione. A volte io li faccio questi ragionamenti. Comunque vediamo che altri tre gate sono scesi ma ancora chiusi, si vanno ad aprire ora. Arriva nel frattempo la seconda Fenice non allucinata da parte dello Stargate. Doppio Stargate, incredibile. Quindi una full air. Non credo una full air, probabilmente vedremo una composition mista tra air e ground, probabilmente senza robo. Non so se è una chiave di lettura adattissima questa di Weltal, comunque. È una giocata molto particolare sicuramente, mentre va a posizionare un pilone idato qui dietro. Anche perché non è la... cioè probabilmente una delle prime volte che fa questa giocata. Non l'ho mai vista contro di questa giocata. Di solito va di Colossi e fa tre Fenici per arrassare gli Overlord. Questa volta invece fa Fenici, picchia un povero Ling che stava lì a guardarsi intorno. Nel frattempo si muove l'army di Weltal che va a mira. Sbaglia di nuovo la posizione. Sbaglia di nuovo il posizionamento dell'army che andrà a perdere, ovviamente. Dall'ingaggio da parte di Giallo Kill. No, pessimo da parte di Weltal. Penso che per Giallo Kill, ma vedo che aveva l'army completamente dislocata e quindi ha praticamente perso due Stalker sulla rampa senza ingaggiare. Letteralmente. Quindi, nel frattempo ne arrivo due Voidray. Come dicevo, è una composition mista, non è un full air. Poiché io credo che Weltal abbia notato che il giocatore Zerg tende a far arrivare molto late le Hydra.
poi questa composition gli permetterà di counterare possibili muta. Infatti arriva al pinnacolo che è quasi finito. Perde 4 rocce quasi a titolo gratuito già lo kill, perché erano vollate dai fossil fatti in modo magistrale da Weltal. E adesso è il momento di attaccare. È il momento di attaccare per il giocatore Protoss, che deve muoversi velocemente. 46 lingue in produzione. Mamma mia, fa paura. Lo swarm, lo sciame con tutta la sua potenza in arrivo tra pochissimi secondi. E adesso nascono i primi 12. Ha bancato di nuovo tantissimi minerali il giocatore Zerg, quindi avrà la possibilità di far scendere esattamente 6 muta. Invece ne fa solo 4, probabilmente per mancanza di larve. In questo momento ha troppi stalker non azzeloti, infatti dei 46 Ling banchettano letteralmente stalker. Micra le void, va giù la queen. Anche però parte il rambai, adesso può essere distruttivo questo rambai. Non si vuole immediatamente, dovrebbero essere qua, ma ritorno. Vai, perché attacchi il lanciaspore e lo spine crew? Attacca le muta! Se ne accorgi, attacca le muta, mi... Finisce fermo. Tra 5 minuti. Intanto non attacca. Sì, infatti. Vediamo se adesso questi Ling fermi qui andranno a dare fastidio. Intanto sto scendendo un lanciaspore. Potrebbe arrivare il lanciaspore. Se arriva il lanciaspore, quella void è morta. Vediamo se muore la void. La micra. Ce la fa con un HP. 2 HP. Beh, giallo kill è un po' in difficoltà. Non capisco perché non cerca il rambai. E anche qui mi ascoltano. Ecco il rambai che si vede. Deve warpare subito degli zeloti. Weltal in entrambe le basi. E attenzione, due Voldre che dovevano proteggere la base del rambai, ma ne vanno via. No, adesso ritornano indietro. Ha perso proteggere. Madonna santa! Piango per Weltal, 35 lavoratori killati. Mentre c'è un altro ingaggio al centro della base Zerg, dove cadono tutte le void. Mamma mia. Io penso che questo sia un GG da parte di Weltal, perché... insomma, ancora molte unità, però gli manca purtroppo la produzione di... No, la produzione, l'estrazione di minerali. Sì, ma non ho capito perché ha killato tardissimo. Ha killato veramente tardi. Quei lanciaspore che hanno fatto cadere tutte quante le void. Due muta. Che cadono subito praticamente. Cadono subito le muta. Arrivano anche tantissimi ling che scusano immediatamente gli zeloti. Fondamentalmente è una specie di base raid nettamente a favore del giocatore degli Epia. Erano altre tre void ray. Madonna, l'avanzata degli spinecloner che lancia spore che cadranno. Poracci. Forse questa è la mossa che farà ribaltare la partita, perché già ne ha killati due. No, perché arriva un altro rambai. Weltal ormai non ha nulla per difendersi. Non ha economia Weltal. Credo che al momento arriverà il GG da parte di Weltal. Cade ancora un'altra void. Buon transfusion. Ottimo transfusion nuovamente. Le probe, safe probe ferme. Che ora tornano al lavoro. GG continua. Penso per continuare, ma che sia GG. Vediamo. Però il suo è 22-47. Certo. Oh mio Dio, droni! Dei droni ad attaccare la base di Weltal. Incredibile, anzi, vogliono rubare il minerale. Il minerale è mio! È tutto mio! E i droni tornano in base di Gianluca. Passano indietro, ma penso moriranno tutti i colpi di questi cannoni fotonici che non lasciano. Sfilata di droni da parte del giocatore degli Efia. Ma ci sono 4 muta, ci sono 2 fenici, una void, perché le altre sono cadute. Vediamo gli unit count, una void, 2 fenici contro 5 muta. Sicuramente la capacità dello Zerg di rifare numerosi droni alla volta da 3 basi fino a 9, penso, di norma. Droni alla volta. L'ha scattato. Si è reso conto che comunque... Vediamo un attimo l'economia, per curiosità. Guarda che le entrate sono pari. Solo che Efia prende
Vespene e fa unità. Quelle che Vuelta non sta facendo. Ma adesso non c'è nulla da fare. Le muta sono troppe. Le fenici potrebbero cadere, non cadono, ma potrebbero cadere a momenti. Cade una muta. Arriva un corruttore. E te altre tre muta. No, non credo riesca a difendersi. Per quanto possa provare a dimagrare il giocatore Protoss, che ormai sembra essere alle strette, il grandissimo giallo kill si è comportato da platino. Un oro che probabilmente è vicino alla promozione. Si sente platino dentro, in quanto ha richiesto di giocare contro un platino e ha dimostrato di essere capace di poter portarsi a casa entrambe due partite su tre. Poiché a quanto pare non c'è molta speranza per il giocatore Protoss, forse l'errore di giallo kill sta proprio nell'attendere. Che ne pensi? Più passa il tempo, più può rifare Ir, che è quello, diciamo, l'unità TOS per eccellenza, ovvero l'unità OP. Ce l'ha il nostro Jair, ce l'ha un po' con i TOS, però non si nota minimamente. No, Il vediamo problema di comunque che ha fatto giocare altre. altre fenici, sì, ma il problema che Esatto. volevo puntualizzare è che la mancanza di Zeloti, per quanto, cioè, lui massa fenici, lui l'altro massa Zerling, muta e corruttori. Le fenici non fanno nulla ai corruttori, ci vorrebbero almeno qualche altra void, ma non ha l'economia per permettersi una sfida del genere. C'è solo da vedere gli ingaggi praticamente. Adesso lo Zerg è nettamente avanti di economia. C'è da vedere gli ingaggi e soprattutto anche quanto tempo passa prima dell'ingaggio, perché se viene ingaggiato Vuelta sulla sua base col supporto di quattro cannoni può veramente cambiare le carte in tavola. Vediamo adesso chi attacca un Overseer. Veramente tante per adesso le fenici, eh? Sono Sì, 7 sono fenici, sette una void, fenici. 7 zeloti, perché ha capito la composition dell'avversario. Però vediamo sotto i supply di molto, Welta al 70 a 124, quasi doppiato Sì, per quanto riguarda il supply. problema più grande non sono tanto i supply, ma gli SCV 60 contro 34 a livello di produzione. Mentre abbiamo 500 minerali al minuto in più per il giocatore Zerg. Quattro Zerg che è su tre basi, va a quasi finire il minerale nella main, No, 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 mentre questo stessa ingaggio è condizione. sbagliatissimo, questo ingaggio è sbagliatissimo. Invece no, perché riesce a pullarsi le muta. Lascia pullare. Ah! Corruttori, i corruttori possono far malissimo. Pulla le muta. Prova a portarsene un'altra a casa, non ci riesce. Beh, è dura, ma il nostro capitano non si arrende, che cerca di riportarsi avanti di macro, continuando a fare droni, continuando a fare SCV. Vabbè, no, non ne ho incarrata una questa sera. Tanto vediamo però i minerali nella main di Welta che stanno per terminare come da parte di Giallo Kill, ma lui dispone ancora di due base, una terza in produzione. La main è praticamente spoglia, nonostante ci siano i minerali. La seconda e la terza è super satura. Questi zeloti mandati a morire. Erano 600 minerali, I potevano want to die! essere E si buttano contro contro. il grosso dell'army Zerg, che ormai è diventata imponente. C'è solo da attendere in pratica. Possa di infestazione per Giallo Kill che penso proverà una Vuole. tech alveare. Sì, per poi provare il 3-3 probabilmente. Ma non credo che arriverà questo 3-3, la partita finirà prima. Bisogna solo aspettare l'ingaggio da parte del giocatore Zerg, che adesso si porta avanti con qualche Ling. È completamente air, cioè solo air. Vediamo se lo scouta. Lo scouta, sì, lo scouta, ma non lo nota. E invece lo nota, Adesso e lo questi insegue. zeloti moriranno. Non c'è nulla da fare. Sbagliato anche questo ingaggio da parte di Weltal, che era in Però movimento. forse riesce a uccidere qualche muta con le Phoenix che arrivano da dietro. Ci sono i Invece no, corruttori? va sui No. corruttori. Penso. Vediamo. Le Phoenix sono immobili e prendono tutti i colpi dei corruttori. Adesso fuggono. Arriva la Void Rage. Che cadrà Per un proprio secondo fa miseramente. danno e adesso scappa e muore. GG. Non ha più nulla per difendersi Weltal. Guardate la differenza di supply, 67 a 134, 100 di supply di differenza. E penso che mu si muoverà in avanti a questo punto Giallo per tentare di sfondare la prima linea di Weltal.
bella mossa da parte di Wi-Fi, che vuoi. Con i force field. Usa... Sì. Il force field recupera qualcosa, siamo a 70-149 e i corruttori calano tutti i colpi delle Phoenix nitrate, bella giocata. Attenzione questa, se va sugli overlord potrebbe subito bloccarlo. No, perché sono troppi, intanto è vero che cadono e non si sposta il supply del giocatore Protoss, del giocatore Zerg. Weltal probabilmente non consapevole di ciò, ha provato a portarsene quanti poteva per provare a supply bloccare. Arriva un rambai di Zeloti nella... Arriva con tutta la main army giallo che ha protetto. Sì, ormai sta sparando a un piccione da terra. Un piccione in fuga però. Sta sparando un piccione da terra con una fionda. Sì. Una fionda, il piccione invece è bello alto, diciamo, esatto. Circa 100 metri. È quello che sta facendo sì. Welter. Prendiamo più idea. Sta lanciando sassi ad un piccione in volo. Quando rivedrà il streaming ci verrà a picchiare. Non so cosa starà dicendo Birraio, ma ci insulteranno tutti. Diciamo, no, un attimo, vado a controllare. No, non ci insultano, è già molto. No, non ci insultano. Patriarchi! Arrivano i patriarchi! Vueltal con quest'armi riuscirà a difendersi sicuramente. Viene scautata la terza. Certo. Poveri, guarda queste probe come moriranno! Madonna, poverette, mi fanno pena. No, probe, non cry. Ma non dai, GG, cioè, è di chiommo! Dai, GG! Di guerra al cade. Ah! 3 a 1 per Efia, ottimi game, bravi giocatori. E ora ci godremo lo show match finale. Che non conterà sperando... nulla perché la Cibula non ci ha vinto gli Efia. Conterà se perdiamo 4 a 1 oppure 3 a 2. Esatto. Conta molto secondo me. Vabbè, giocherò sicuramente meglio senza le pressioni del risultato. A proposito, si sa chi streama? Streamano loro e tu vai a castare con loro. Ah, perfetto. Ah, vengo su. Vabbè, te lo chiedo dopo se vengono sul nostro TS. Ok, perfetto. Allora, con questo streaming ci salutiamo. Siete stati grandissimi a seguirci. Siete in tanti, siete in pochi, non lo so. Non posso vederlo perché la dashboard è bugata. E va passiamo bene così. Passiamo lo streaming agli Efia. Sì. E ci va bene così, dai. Passiamo sulla chat il canale dove devono andare i nostri osservatori, i nostri anzi followers. Sì, allora niente, aspettate in chat perché arriverà presto il canale di Flagello dove potrete seguire la finale. Allora, tra pochissimo seguiteci per lo show match finale. Due diamanti si scontreranno. Nuke contro, va bene, lo scopriremo a breve. Seguiteci, non ne sono sicurissimo, quindi non lo dico. Ok, seguiteci su altro streaming e lo scoprirete. Benissimo, il canale lo troverete in chat a momenti appena finisce di caricarmela perché oggi Twitch dà un po' di problemini. Comunque sia il canale di N0WX Flagello, dove casteranno Jail Snow con Giallo Kill. Eccolo qui, lo trovate in chat. Quindi con questo ci salutiamo, ci becchiamo sull'altro streaming. Grazie per averci seguiti. E forza Nuke, mo che gioco, mi raccomando.